Buongiorno a tutti, oggi 29 gennaio, 29 novembre, gennaio, 29 Sì, novembre 2021, sono le ore 9 e 04, riunione della terza commissione, prego la segretaria che chiama l'appello, grazie. Presidente Caracassi, Presente. consigliere Giaconia, Buongiorno, presente. vicepresidente Ficarra, assente, la consigliera Mella, assente, consigliera Meli, assente. Pertanto abbiamo due consiglieri su cinque. Siamo in seconda convocazione, pertanto constatato il numero legale, dichiaro aperta la seduta. Ringrazio per la presenza. Abbiamo invitato stamattina il presidente La Piana, i componenti del consiglio di amministrazione, gli uffici, e quindi vi comunico che la seduta è videoregistrata, quindi vi diamo per scontato il vostro consenso alla registrazione. L'argomento oggi è, diciamo, l'aveva chiesto la collega Mella, che però non è ancora arrivata. Abbiamo letto di un possibile sciopero del 1° di dicembre da parte dei lavoratori preoccupati per il loro futuro, per un problema di carenza di organico, eccetera. Quindi volevamo un attimo sentire la vostra voce, quali sono i problemi che portano i lavoratori a questo sciopero, sempre che sia ad oggi confermato. Io non ho altro in questo momento qualcosa da chiedere, collega No, Giacomini. va bene così, però. Quindi, Buongiorno. Presidente, a lei la parola, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. No, grazie a voi per averci invitato anche per poter fare un po' di chiarezza. Ma che io, per quello che so io, come si dice, lo sciopero è confermato. Probabilmente i lavoratori hanno così, pensano che la Sispi possa avere problemi per il futuro. Sinceramente, io dico, credo che la Sispi non abbia grossi, non grossi problemi, ha i suoi problemi come tutte le aziende che appartengono a questo comune, ma oggi la Sispi aveva alcune difficoltà che doveva risolvere in questi 2 anni, ripeto, in cui sono stato presidente. Abbiamo rifatto una riorganizzazione, siamo riusciti a venire incontro benissimo a quello che riguarda tutto il lavoro, lo smart working che ci è piombato sulla testa improvvisamente con la pandemia. Inutile che parlo di nuovo del passato, perché insomma voi l'avete vissuto tanto e quanto un'azienda. E la Sispi è riuscita a rispondere, credo, abbastanza bene. Quindi vuol dire l'organizzazione della Sispi in un certo modo ha funzionato. C'erano altri due problemi. Uno, entrare a far parte dei poli strategici nazionali, perché è il futuro della digitalizzazione in Italia. E per far questo, la Sispi avrebbe dovuto avere una sede di sua proprietà, altrimenti non poteva farlo, perché è uno dei requisiti fondamentali. L'altro problema è un problema di invecchiamento, che è un invecchiamento insomma, che riguarda tutta l'amministrazione pubblica. In particolare noi eravamo un'azienda da 117, qua guardo Montemorale che è un po' la memoria storica, eravamo da 117 e pensavamo, dovendo andare incontro a questo valanga, io la dico, di digitalizzazione che ci sta investendo, di aumentare, di incrementare con qualche unità di personale specializzata. Contemporaneamente è arrivata quota 100, sono arrivate tutta una serie di provvedimenti per cui già 5 elementi sono andati via, e ovviamente, come potrebbe capire, sono elementi di un certo livello, perché chiaro, vanno via quelli più anziani, che sono, diciamo, le colonne portanti dell'azienda. E altri 4 o 5, non reale, poi può essere più preciso, andranno via nel giro dei prossimi mesi, non anni, mesi. Motivo per il quale allora i sindacati si sono spaventati, dice, ma che cosa bisogna fare per andare avanti? Evidentemente abbiamo avuto diverse riunioni di consiglio per le quali, allora, per quanto riguarda la sede, dopo, ripeto, lunghe sedute, lunghe trattative, praticamente adesso siamo arrivati al punto che abbiamo bandito per un mutuo da 200.000 euro all'anno. Tenete presente, noi paghiamo di affitto 228.000, quindi questo qua sarebbe un'operazione non solo
che non dico non ci va a risparmiare, perché magari saranno 1.000 euro da spendere per il notaio o 5.000, ma diciamo che a parità di prezzo, di qui a 10 anni l'azienda in ogni caso avrà un cespite in più, è un cespite molto serio, perché insomma un palazzo da 4 piani, alto attrezzato con tutte le i terminali dalla fibra, insomma tutto quello che ha fatto la Sispi finora. E quindi questo si è sbloccato, abbiamo pubblicato la richiesta per una sorta di bando tra le 9 principali banche italiane, speriamo che ci rispondano e ci concedano il mutuo. Ripeto, credo a giorni credo debba, si scade. Per quanto riguarda il personale che mi chiedeva il presidente Mauro Caracausi, il personale c'è sempre la storia, c'erano vecchie ordinanze, vecchie lettere che si dicevano si può assumere, dobbiamo diminuire, dobbiamo essere quelli del 2015. La realtà invece qual è? Noi siamo un'azienda, ripeto, poi parleremo anche un po' del fatturato, ma che ripeto per ora è sempre stata inutile da prima che arrivassi io, quindi non è merito mio. Io il mio merito è di non averla rovinata, ecco, se vogliamo. In più, noi andiamo trovando, grazie a voi, o con l'università, o da soli, abbiamo sempre usato la nostra capacità progettativa per avere finanziamenti, vuoi che fossero PON, vuoi che fossero REACT, vuoi che fossero direttamente della Comunità Europea. Per cui, per far questo, abbiamo bisogno di personale. Allora, noi da anni già, ma io ripeto, io parlo dal 2019 quando sono io, nei nostri piani industriali dicevamo che avevamo un bisogno di personale di 15 persone, ribadito nel piano industriale del 2020 e nel 2021. Adesso per tagliare la testa al toro, perché questi piani industriali, come Paolo Caracau si sa, non vengono mai discussi neanche con le sedi comunali, invece li abbiamo rimandati con lettera abbiamo mandato al presidente del consiglio comunale, all'area regionerie e tributi, al sindaco, all'assessore, al direttore generale, e ci hanno assicurato che verranno subito trattati in giunta. Quindi a quel punto, avendo noi i piani industriali approvati, anche basta che sia approvata la giunta, possiamo iniziare tutto quello che è la procedura di acquisizione personale, cioè significa la ricognizione interna, la ricognizione all'interno del bacino, e poi eventualmente soprattutto per quelle figure probabilmente non si troveranno all'interno, dove fare il bando pubblico. Dicevo, tutto questo non è solo il piacere di avere gente in più o gente in meno da parte nostra, ma dovete pensare che noi abbiamo il bilancio del 2020 si è chiuso con 16 milioni di fatturato. Quello del 21 si chiuderà con 18 milioni e qualcosa, forse qualcosa in più di fatturato. Per il budget, abbiamo un budget per il 22 di 22 milioni circa. Questo significa, soprattutto per quanto riguarda i progetti, ripeto, finanziati, che siano europei o che siano di altre problemi, come si chiamano, fonti di finanziamento. Sì, noi dobbiamo dire, sul progetto che riguarda per esempio la control room ci lavorano 7 persone per 200 giorni. Io le stesse 7 persone non posso dire che lavorano anche per fare altri progetti, per cui alla fine dicono, senti, non può essere, tutto questo non lo puoi fare, e c'è il rischio addirittura di perderli, motivo per il quale abbiamo accelerato e abbiamo anche detto ai sindacati, evidentemente ci sono i tempi della politica, i tempi della burocrazia, che spesso, ripeto, ma io credo che i sindacati poi alla fine insomma vedano che stiamo andando in questo settore, al di là se facciano o no uno sciopero,
Credo aveva detto, poi non so se abbiamo aggiungere altro, se tu, Presidente, per me. Un attimo, c'è la prima collega Giacomia e poi volevo chiedere altre due cose. Prego. Scusa, non ho sentito. C'è il collega Giacomia che vuole intervenire e poi io chiedo qualche altra cosa. Prego, di nuovo, buongiorno e grazie di essere qui oggi con noi. Direi Piana, ma io però non ho compreso una cosa, tranne che non c'è un passaggio nuovo rispetto all'ultimo piano di fabbisogno. L'ultimo piano di fabbisogno, tra cui c'è quello della SISP approvato dalla Giunta a ottobre del 2019, piano di fabbisogno triennio 2019-2021. Voi avete previsto assunzioni di 10 unità nel triennio, addirittura tutti nel 2019 erano inizialmente previsti. Poco fa ha parlato di 15, quindi mi ha fatto venire il dubbio, c'è un nuovo piano industriale. Dico, questo è il primo chiarimento che vorrei. La seconda cosa, sì, è vero che c'è stato qualche mese fa un momento di stop che riguardato tutte le società partecipate relativamente ai concorsi, perché c'è stato, diciamo, è stato sollevato da parte del Consiglio Comunale il dubbio che le aziende partecipate, che sono tutte, no? Ma in questo caso quelli che hanno presentato un piano di fabbisogno del personale, essendo che il Consiglio Comunale, in realtà non sono mai pervenuti il Consiglio Comunale, non ha approvato i piani industriali, tutto si bloccava e si fermava. Però poi è stato tutto chiarito da un parere espresso dal segretario direttore generale del Comune di Palermo, che dice che in realtà le assunzioni sono un fatto gestionale delle aziende, diciamo che il Consiglio Comunale ha il controllo, diciamo, analogo, ma rispetto alle assunzioni, una volta che c'è un piano di fabbisogno, diciamo che le aziende hanno una sorta di autonomia gestionale. Infatti la RAP ha ripreso il concorso, ha riattivato il concorso dei 46 autisti, l'AMAT sta andando avanti, ha qualche problema perché comunque sta facendo fronte a una serie di ricorsi. Ce n'è un altro che diciamo è venuto fuori la notizia in questi ultimi giorni, è la AMG che si era fermata, ma mi risulta che comunque abbia riattivato il concorso. Perché voi siete ancora fermi? È giusto. Intanto noi, alla luce di quello che ha detto il segretario generale, siamo partiti avanti, noi abbiamo già fatto la ricognizione interna, cioè noi siamo partiti, abbiamo iniziato il processo deve iniziare, come lei sa, con una ricognizione interna, poi si fa la ricognizione sul bacino, noi abbiamo già fatto la ricognizione interna. A questo punto però, siccome i piani industriali, quello era il 2019, abbiamo presentato noi dopo altri due piani industriali, li abbiamo mandati in giunta, con preghiera e con l'assicurazione che ci rivengano esaminati subito, non dico approvati, io non posso dire approvati, esaminati subito. Però voleva dire una cosa? Sì, no, due elementi, consigliere. Uno sulla sequenza dei numeri, nel momento in cui parliamo dell'ultimo piano approvato, cioè quello che riguarda nel 2019, il 2022, l'organico è effettivamente nel triennio di 10 unità e con riassorbimento però diciamo di persone che nel frattempo sarebbero fuoriuscite per raggiunti i limiti di età o per adesione a quota 100. Tenga presente che in quell'anno noi siamo 113 a fronte di un valore iniziale, diciamo di nominale stabilità dell'azienda, che era di 117. Col proseguire del tempo, quindi negli anni successivi, succede che il piano viene sempre rimodulato come unità da riassorbire quelle che già sono andate via, più quelle che andranno via in previsione, più quelle che servono per il potenziamento, perché il target è ritornare a una soglia di 117. Quindi con queste declinazioni nei vari piani industriali la previsione è di 10 più 5 da sostituire, ma via via che si progredisce nel tempo quelli da reintegrare naturalmente assorbono quota di quelli che invece nell'anno precedente magari si pensava di configurare come nuove assunzioni. Al netto di questo, in forza del fatto che la programmazione ultima approvata in giunta appunto contenesse elementi di potenziamento dell'organico, è stata avviata secondo l'iter, diciamo, che è previsto e che dobbiamo rispettare,
la fase di selezione interna e quindi ci accingiamo a emettere, diciamo, a estendere la ricognizione al bacino, come siamo chiamati a fare. Tenga presente che le risorse professionali che noi stiamo cercando sono risorse professionali piuttosto, come dire, specialistiche nell'ambito tecnica, conduzione funzionale, sviluppo. Sì, però sono profili, diciamo, con competenze tecniche specialistiche, quindi presumiamo, ma dobbiamo fare questi passaggi, che queste stesse risorse non siano recuperabili all'interno del bacino della società partecipata. Tra l'altro, tenete presente che se ci fosse una o due di queste, io non credo che non ci siano all'interno del bacino, ma metti che la MG piuttosto che la RAP, dei completi più nomi che vengono, avessero delle risorse di questo genere, non ce le molla a noi, chiaramente, perché giustamente, siccome sono tanto specialistiche e tanto tecniche, che insomma, credo che sono tesori di un'azienda. Io premetto che credo che non ci sia. Quindi, in questo quadro, per rappresentare ampiamente e correttamente lo stato dell'arte, di recente il sindacato, devo dire con un'operazione di responsabilità tutto sommato in sintonia con l'azienda, ha inteso riproporre l'urgenza di come dire, completare, rimettere a posto, come possiamo dire, l'organico dell'azienda, in questo senso chiedendo un incontro con la presenza del socio, che ha ribadito, diciamo, l'interesse anche dell'amministrazione a non penalizzare in questo modo, perché di fatto una criticità sorgerebbe l'azienda, facendo quanto necessario per creare le condizioni affinché questi, il prosieguo, diciamo, della ricognizione possa andare avanti. In questo senso è stato ritenuto utile anche un maggior rafforzamento dell'input dell'amministrazione e nel quadro generale in cui si trova il comune, velocemente procedere alla discussione, all'esame del piano industriale diciamo del, presentato nel 20 con proiezione 21-23, in modo che insieme a quello già approvato del 19 possano costituire ulteriore rinforzo della volontà dell'ente. Di recente, come dire, la comunicazione, il chiarimento fornito anche dalla direzione generale del comune circa la valenza gestionale di un'operazione che riguarda l'organico ci rende fiduciosi che, espletato il giro interno, si possa a breve come dire, comunicare all'amministrazione il fabbisogno da reperire all'interno del bacino e, noti gli esiti di questa ricognizione, immediatamente procedere con la ricognizione, il bando pubblico all'esterno. Questo è l'itinerario sul quale, che questo itinerario abbia una oggettiva criticità. Ingegnere Morreale, probabilmente sarà un mio limite, anzi sicuro è un mio limite, ma io non l'ho compreso. Cioè, mi spiego meglio. Allora, avete voi un piano di fabbisogno 2019-2021, no? Che avete previsto l'assunzione di 10 unità, come giusto che sia, anche nel rispetto dell'indirizzo del sindaco, che all'interno di questa delibera dovete fare la ricognizione all'interno del bacino della società partecipata per poi eventualmente avviare la fase concorsuale tramite il bando. Ma di questi passaggi qualcuno è stato fatto? Perché a me non mi risulta. Abbiamo fatto il primo passaggio è una ricognizione interna all'azienda, se che i ruoli diciamo per i quali si fa ricerca, questa è una professione, no? Perché questa è la professione interna e questo è il primo passaggio. L'abbiamo espletato un colmare i vuoti in organico, no? Quindi il concorso bisogna fare lo stesso. Però, diciamo, questo primo passaggio va fatto, è stato fatto e ha prodotto, diciamo, tre candidature. In due casi queste candidature hanno espresso i congrui requisiti e quindi hanno avviato il processo di affiancamento, il che significa che adesso abbiamo rimodulato, diciamo, il fabbisogno verso l'esterno, bacino e poi il bando pubblico sulla base anche di questo elemento, e siamo diciamo in procinto di poter emettere questa comunicazione verso l'amministrazione che avvia intanto la ricognizione dentro il bacino, a valle della quale, qualora non tutte le figure o nessuna delle figure fossero partecipate,
diciamo un po' più ampio, il bacino delle aziende partecipate, a valle delle quali si potrà andare all'esterno a fare il bando pubblico, diciamo. Quindi il nostro intendimento è a brevissimo poter fare questo, d'intesa con l'amministrazione e anche su pressioni, devo dire che il sindacato, proprio lo socio a posto, si è raccolta diciamo, la disponibilità dell'ente a supportare questa operazione, addirittura facendo sì che possano essere discussi in giunta, quindi in chiave di rinforzo, il piano industriale relativo all'anno 21-23, che quindi darebbe, diciamo, ulteriore conferma della volontà dell'ente non solo per l'anno in corso, ma anche per la prospettiva degli anni successivi, perché il triennio si muove naturalmente rispetto a quello che era il 19. Presidente, io grazie per il mio memoriale. Io, Presidente, leggendo questo articolo di questo giornale del 13 di novembre, parla di una baruffa interna nel Consiglio di Amministrazione, sembrerebbe tra lei, diciamo, il vicepresidente, e in particolare invece i sindacati lamentano e sono preoccupati di che si ipotizza non assunzioni a tempo indeterminato, ma assunzione con stage e contratti a termini. Bene, siccome da questo articolo non mi pare che ci sia smentita, ci può dire sull'argomento qualcosa? Perché premesso che io non normalmente, come avete visto, non faccio né grosse dichiarazioni pubbliche né smentite con i giornali, l'ha detto poco fa il consigliere Massimiliano Giaconia, ha detto una cosa giustissima, cioè ci sono delle cose che sono di carattere gestionale, mi sentite? Sì, no, dicevo, ogni tanto mi capita di dire una cosa giusta. La tante sciocchezza che dice ogni tanto di dire una cosa. Cesare, diciamo che ho cercato di imparare da lui, ma diciamo niente. Vabbè, lui è il presidente, poi è anziano, ha fatto il compleanno da poco. Insomma, Cesare, sei un amico, grazie. Ora, dicevo, io ci sono modi e modi di approcciarsi al lavoro di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione aziendale. Io, come diceva Giaconia, ho sempre ritenuto che quello che riguarda assunzioni piuttosto che tante altre cose che non viene destinato siano questioni gestionali delle quali devo. Parlo, scusate, io in genere parlo sempre al plurale, stavolta parlo al singolare, devo prendermene la responsabilità, se vogliamo usare questo termine, è normale, se mi hanno messo qua mi hanno dato delle responsabilità. Quindi ritenevo e ritengo certe cose che siano operazioni di carattere gestionale. Poi per fortuna finalmente è arrivata un parere autorevole da parte del direttore generale. A questo punto, capite che sono sparigliate le carte, perché c'è invece chi, ma per sua cultura personale, nel caso della nostra amministrazione, uno è avvocato, come si dice, quando è al femminile, l'altro è stato gestito pure lui per enti pubblici, hanno più un approccio, non lo dico in senso offensivo, ma burocratico, cioè bisogna fare questo passaggio, bisogna chiedere, ma c'è il ragione generale che ha detto che non si può fare questo, e se prima non c'è una smentita da parte del ragione generale circa la sua determina dell'anno 2016, non possiamo andare avanti. Mentre da parte nostra, tanto è vero che abbiamo iniziato, come dicevo qua, l'ingegnere Monreale, tutta la parte della ricognizione interna, abbiamo iniziato lo stesso, pur non essendo d'accordo, però col tempo, ragionando, alla fine si arriva alla conclusione favorevole, quindi non c'è stato mai, diciamo, una baruffa. È chiaro che sono modi di intendere la gestione di un'azienda diversa. Forse la colpa, dico io, ciò posso avere, come dire, il peccato originale. Io vengo da 30 anni di lavoro fuori Palermo in aziende private, anche se grossissime, come erano Alcoa, come erano la Fiat, per cui c'era la logica di dire: tu decidi, se sbagli ti cacciamo via, se non sbagli resti. Invece poi probabilmente chi invece ha sempre lavorato nel pubblico c'ha un pochino un certo timore iniziale. L'importante è che alla fine siamo arrivati, dico oggi stiamo parlando quando credo che alla fine abbiamo risolto il 90,
97% dei problemi. Lo stesso era per la sede, per quella sede c'erano tutta una serie di capitoli burocratici. Io dico, intanto vediamo se le banche mi danno in mutuo. Se mi danno in mutuo, pronto, stiamo discutendo di telecotte e cose inutili. Invece, alla fine, insomma, credo che poi, comunque, Baruffa, no, sono persone degnissime, che meritano tutto il rispetto mio e degli altri. Se può essere utile alla discussione. La sede è un'operazione importante, perché ha un doppio significato: il contenimento comunque della spesa, seppur poca, diciamo, un investimento importante per l'azienda, perché non è del capitale. Massimo, è la cosa più seria che ho fatto io da quando sono nato, nel 2019. Faccio il presidente, non mi paga nessuno, quindi lo faccio veramente per il piacere di lavorare. Adesso, mia madre dice vada a giocare, vabbè, insomma, intendetelo come volete, per il piacere. Ma l'unica cosa di cui aveva bisogno questa azienda, una cosa seria, parte di tante altre, era una sede, perché altrimenti non aveva futuro. Io mi sono, come dire, fissato, ho detto, io il giorno in cui comprerò questo, me ne vado. Se fosse successo 3 mesi fa, io avrei salutato, avrei ringraziato il signore, io ho concluso il mio ciclo. Ora spero di concluderlo entro febbraio, ma tanto febbraio-marzo ormai devo approvare il bilancio e poi ringrazio. Alla fine di questa esperienza, quindi ci sta tutto. Coincide. Ho 75 anni. Prima o poi devo andarmi a curare di mio nipote. Sei un ragazzino. Vieni con me, ti porto a curare i miei nipoti. Trovati un altro impegno, fallo per tua moglie. Non è allora, collega Mella, prego. Io intanto chiedo scusa, saluto, buongiorno, e chiedo scusa per essere stati arrivata in ritardo, ma sono rimasta impantanata nel traffico dei grandi eventi, cioè quando piove in città Palermo, per cui potrei correre il rischio di ripetermi, diciamo, rispetto a quanto già probabilmente chiesto dai colleghi. Io vorrei per esempio sapere qual è il numero esatto delle assunzioni, diciamo, previste. Delle assunzioni previste e se gli altri... Scusa, voi lo sentite? Sì, lo sentiamo. E se gli atti propedeutici in virtù dei quali un'assunzione, diciamo, potrà essere comunicata, proclamata, possa essere realmente concretizzata, sono stati già approvati? Perché io ho una nota, Presidente, proprio sua, recente, in cui mi pare che gli atti, cioè il piano industriale 2021-2023, il piano del fabbisogno del 2021-2023, mi pare che ancora in giunta non siano stati ancora approvati. Questo incontro nasce appunto sulla scorta di un articolo di giornale che era uscito. Siccome io mi ricordavo in occasione dell'ultima volta che ci siamo visti, e cioè proprio un anno fa, quando il Consiglio appunto ha incontrato un po' tutte le aziende partecipate sulla scorta di quei tagli che sono stati comminati a tutte le aziende, compresa la Sispe, di un taglio di milioni di euro, volevo sapere, io ricordo che proprio lei disse che sarebbero state all'incirca una decina. La domanda mi viene però spontanea: sulla scorta di quel taglio che è avvenuto, perché voi avete firmato l'addendum che prevedeva appunto questo taglio, se il taglio incide eventualmente rispetto al piano del fabbisogno 2020-2022, cioè quello 2019-2021, cioè quello nel quale sicuramente sono stati posti il fabbisogno, quindi la necessità di assumere una decina di persone rimarrebbe confermato. E poi un'ultima domanda, io sempre su questa nota volevo chiederle cosa intende il Presidente quando dice i profili tecnici inseriti nel piano dei fabbisogni sopra chiamato, credo che sia il precedente, non l'ultimo, sono caratterizzati da skill che in ragione di precisi vincoli produttivi derivanti dalle attività connesse con lo sviluppo della città intelligente
di cui a realizzare i progetti ammessi al finanziamento, anch'essi richiamati nel piano industriale di riferimento, presuppongono competenze particolarmente specialistiche. Esatto. Vuol dire, la faccio la domanda perché proprio sono arrivata in ritardo, che nel caso di un'eventuale indagine interna fra i profili presenti in tutte le partecipanti, mi viene in mente per esempio la RESET, che è già fornito assisti personale specialistico, non ci siano i presupposti, diciamo, magari per poter attingere ad un eventuale personale della RESET o di altre aziende. Spero di essere stata chiara e soprattutto non ripetitiva. No, chiarissimo, chiarissimo. Sì, non no, ripetitiva, è chiaro, non c'era, quindi comunque lei vedrà poi nella registrazione qualche cosa abbiamo detto, ma rapidamente riassumiamo la... Dov'è? C'è... Ah, ho alzato gli occhi, mi sono visto solo. Scusi. Diciamo, la prima domanda era sul... No, quelli diciamo correnti, ecco, perché quello... Sì, sì. Allora, volevo dirle, una cosa di cui, ripeto, non è, come dicevo prima, non è merito mio, ma è merito della SISPI, che l'ho sempre fatto. La SISPI ogni volta, entro il 30 giugno, ogni anno, ha presentato i suoi piani industriali e li ha inviati, evidentemente, a chi di dovere, agli uffici comunali interessati che poi avrebbero dovuto portarli, penso, per le varie approvazioni. Questo vale per il piano fatto nel 2019, 30 giugno, 30 giugno 2020, 30 giugno 2021. Ovviamente questi piani da noi non avevano avuto un ritorno di né dire è buono né dire brutto, non sapevamo niente. È chiaro, e qui si intreccia con la seconda domanda, proprio perché, come dicevo, trovo d'accordo con Giaconia, con il consigliere Giaconia, queste, a mio avviso, l'ho sempre considerate operazioni gestionali, in cui dovevamo occuparcene noi, al di là del socio e di tutti. Noi abbiamo avviato tutte quelle azioni propedeutiche che servono per reperire questo personale. In particolare abbiamo iniziato già e l'abbiamo terminato e finito con la ricognizione interna. Nel frattempo, alla luce anche del chiarimento dato dal segretario generale alla RAP, credo, o alla MG, non so quale delle due, tutte e due, comunque, si è ribadito che è un'operazione gestionale. Noi che abbiamo detto? Ma nel frattempo abbiamo fatto, dopo il 2019, dove c'erano segnate 10 persone che servivano per particolare di schifo, cioè abbiamo fatto il piano 2020 e 2021, li abbiamo ripresi, rimpacchettati così per come erano e rimandati a tutti gli uffici competenti, quelli che non avevano risposto, quelli che non pensavano che stesse a rispondere, e alla giunta per dire, per piacere, approvatela o non approvata, intanto così noi abbiamo i piani industriali aggiornati, approvati, e non ragioniamo più su una cosa del 2019, mentre con la pandemia cambiava tutto e invece non è gravemente. Dice la consigliera Mella, ma però vi abbiamo tolto 1 milione, ora soldi ne avete di meno. Ho detto prima, appunto, dicevo, sarà sicuramente registrato, come, che abbiamo fatto? Noi, vedendo, come si dice in italiano, pensate a termine, la mala parata, abbiamo preso e spinto su progetti che avevamo già avviato, che erano stati mandati in Europa, al PON, al gruppo, come si chiama, REACT, credo come si chiama, sembra una medicina, ma invece è un gruppo sempre della europea, e abbiamo avuto diverse approvazioni e quindi con relativo finanziamento. L'ultimo, che è stato questo 2050, forse della Control Room, forse c'è stato un altro dopo, adesso poi veniamo reale, quindi lui sa tutti a memoria, è più bravo di me. Questo è cosa significa, come dicevo poco fa, quando si accede a uno di questi progetti, ovviamente poi vengono rendicontati e dire, bene,
Tu hai dedicato 10 persone al progetto Control Room, 10 persone, io, Comunità Europea, ti do i soldi, 10 persone per un anno, 2 anni, quello che sono. Se io poi dico che se 16 persone fanno un'altra cosa, dice tu mi stai imbrogliando. Ci vuole un numero di persone adeguato per potersi allargare. Dicevo prima, non so se già lei era arrivato o no, adesso comunque lo ripeto, noi nel 2019 abbiamo fatturato 16 milioni e rotti, nel 2021 arriveremo quasi a 19 milioni, nel 2022 sulla base di queste progettazioni finanziate arriveremo a oltre 22 milioni di euro. Quindi è chiaro che noi possiamo superare l'impatto del milione che ci è stato tolto e ci ha messo, non pensate che non ci abbia messo un po' in crisi, ma dico, è chiaro che quando la famiglia va male il papà toglie soldi a tutti i figli, insomma, e quindi abbiamo di buon grado, come si dice, accettato il taglio del milione. Però è chiaro che per poter quindi sopperire a questo abbiamo bisogno di personale che realizzi i nuovi progetti. Ecco, questo, quindi le due domande poi, come vede, alla fine si intersecavano l'una con l'altra. Spero di essere stato chiaro, non lo so, però se no, con il Geniamo Reale poi con chiarire pisciolina numeri che vi fa uscire pazzi. No, comprendo. Tra l'altro noi qualche giorno fa abbiamo letto la vostra ultima relazione in cui viene marcatamente indicato come alla luce di tutta una serie di progetti a quali avete avuto accesso o avrete accesso nel futuro, ma anche diciamo nella lettura di quelle precedenti, la SISPI ha sempre avuto la possibilità di accedere al fondo complementare, agenda urbana, diciamo i progetti ai quali, diciamo che i soldi alla SISPI non mancano, probabilmente no, li andiamo a cercare, ma ci vuole il personale. Devo dire che i progetti, diciamo, l'impegno operativo non manca. E diciamo, questa necessità di arricchire il personale rientra la selezione interna delle due persone, dottore? Certo, perché purtroppo è chiaro che chi va via, dicevo prima, proprio all'inizio, quando è iniziata la discussione, purtroppo vanno via i giunta sessantenni, e giunta sessantenni è chiaro che sono oggi quelli che hanno ricoprono ruoli apicali e hanno le responsabilità dell'azienda. Quindi andando via il responsabile amministrativo, andando via il responsabile personale, ne faccio due, ma è andata via l'ingegnere che si occupava di tutta una sera funzionale. Che li occupava appunto in una parte importantissima dell'azienda. È chiaro che allora abbiamo detto: intanto facciamo, avviamoci, noi portiamo. Scusate, forse sono io, lo spengo. Scusate un attimo solo, che ho un piccolo problema a casa. Ehi. No, andiamo dopo. No. Ok. Scusate, oggi con la pioggia ho avuto problemi di nipoti persi che stava facendo. Capisco che non sono problemi da commissione, ma insomma, ho comunicato che il nipote in pratica è arrivato a casa, è arrivato a scuola. Scusate. Dicevo, ho perso il filo. Quindi che cosa abbiamo dovuto fare? Noi, dicevo, considerando sempre la questione gestionale, ho detto, noi intanto avviamoci la ricerca del personale. Prima cosa, cerchiamo all'interno. All'interno, per fortuna, abbiamo trovato, hanno partecipato qualcuno, e due persone che, affiancate agli attuali che non sono ancora andati via, possono benissimo sostituire, l'abbiamo trovata. È chiaro che vengano a mancare le due, quindi il lavoro che facevano queste due persone un pochino più in basso. Questo quindi l'abbiamo avviato, faceva parte di questo. Ora, per quanto riguarda quella parola difficile che scrivo, gli skill devono essere particolari, è chiaro che quando noi partecipiamo a queste progettazioni europee di un certo tipo,
di skill, cioè le qualità che devono avere questi nostri. Prima si diceva il programmatore, il sistemista. Oggi servono persone ancora più specialistiche, devono essere, non deve essere il giovane neolaureato, ma deve essere il, adesso io dico il trentenne, 35enne, adesso non vorrei fare un discorso di età, perché poi a me possono diventare poi nipoti, vero? Devono essere persone dotate di particolari culture, che servono per realizzare certi tipi di progetti. Oggi, in cui, per il momento in cui parliamo di IoT, parliamo di intelligenza digitale, non vale più il laureato in informatica di probabilmente di 15 anni fa, se non il laureato in informatica che nel frattempo si è specializzato da qualche parte. Ecco, per cui quando dicevo prima, non mi ricordo se a Paolo Caracasio o a Giaconia, che ci sarà, noi abbiamo il dovere di cercare all'interno del bacino, ma noi all'interno del bacino già appunto dal reset 5 persone le abbiamo prese, 6 anzi, 6 persone le abbiamo prese che avevano degli skill di un certo livello, ma quelli più alti, non, io credo che non ce l'abbia, non sia in nessuna azienda, e se ci fossero, come dicevo prima, lo ribadisco per la seconda volta, è chiaro che nessuno volerebbe, insomma, una persona di questo tipo. Questi quindi sono 2 figure interne più 10 o 2 figure interne più 8, perché mi pare di aver capito che in totale... Le dico che nell'ultimo piano industriale abbiamo scritto che ne vogliamo 15. Perché nel frattempo la gente va in pensione, capisci? La quota 100, cioè sta portando via, cadono come birilli, o stanno vanno via in quanti? 5 o 7? 5. Già questi quest'anno, tra l'altro era gente che fino a poco tempo fa diceva ma forse resto, forse non resto, poi visto questi chiari di luna, ovviamente chi può fermarsi la pensione giustamente, correttamente lo fa. Ho capito, va bene, è chiaro, grazie. No, grazie a te. Bene, se non ci sono altri interventi, io ringrazierei il presidente La Piana e l'ingegnere Morreale per la loro disponibilità e per i chiarimenti che ci hanno dato. Auguriamo a voi buon lavoro e speriamo sempre che questa azienda continui a essere il fiore all'occhiello della nostra azienda, della nostra città, e naturalmente credo in mano vostra, penso e spero che possa essere così per il futuro. Grazie. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Ciao Cesare. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, ragazzi, non